Oggi, come casa editrice SDC Editore, abbiamo il piacere di presentare l'avvocato Maria Rosaria Pace, specializzata nei contratti atipici. Io vorrei parlarvi un pochino del progetto scientifico della SDC Editore. Sono il direttore scientifico. E come direttore scientifico sono molto felice di avere un comitato davvero di eccellenza, ma anche tutti gli autori che riusciamo a integrare all'interno della casa editrice davvero hanno un profilo molto alto. Siamo, oltre ad essere una casa editrice, anche un ente di formazione. Ci occupiamo prevalentemente di realizzare dei corsi accreditati per la formazione continua dei professionisti. Questi corsi sono rivolti soprattutto agli avvocati, ai commercialisti, ma anche ai tecnici. Sin da subito abbiamo strutturato questi corsi di formazione accreditati al CNF, perché ci siamo resi conto che aumentava la richiesta di una formazione continua. Io credo che la formazione continua sia necessaria e soprattutto la specializzazione dell'avvocato è diventata una necessità per rispondere sempre alla maggiore complessità della realtà che abbiamo davanti. Anche la riforma Cartabia lo sottolinea. Un altro settore su cui stiamo investendo molto è quello sociale. Abbiamo fatto una collaborazione con il comune di Trani e con il comune di Busto Arsizio proprio nella campagna sull'autismo. Abbiamo offerto un servizio di editoria alla comunità e abbiamo presentato il libro Fra le nuvole di Margherita Ferracuti e anche il libro La condizione autistica della dottoressa pedagogista Orietta Ciammetti. Per settembre abbiamo in cantiere una collettanea sul codice rosso e 5 volumi giuridici, che curerà l'avvocato professor Francesco Mazza. Non voglio togliere altro tempo alla collega, quindi passo la parola all'avvocato Maria Rosaria Pace, mi scusi, che ci parlerà dei contratti atipici. Prego. È acceso. Ecco, buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Ringrazio la dottoressa Maria Pia Turillo per aver fatto questa splendida introduzione. Oggi parliamo prevalentemente dei contratti atipici, quindi nell'ambito dei rapporti di lavoro ci sono varie qualificazioni giuridiche, vari tipi di contratti che possono essere consegnati ai lavoratori a seconda chiaramente di quelle che sono le loro qualificazioni. Partiamo da vari tipi di contratto. Il contratto prevalentemente più utilizzato nell'ambito dei rapporti di lavoro è quello che ha ad oggetto e che forse quello più conosciuto è il contratto di lavoro subordinato. Quindi parliamo di dipendenti, coloro i quali hanno un rapporto, quindi rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, che ha ad oggetto appunto una dipendenza economica dal datore di lavoro e chiaramente deve stare alle direttive di quest'ultimo. Quindi abbiamo il classico contratto che riguarda questo tipo di qualificazione. Nell'ambito delle qualificazioni abbiamo poi i contratti di lavoro autonomo. Molto spesso nei contratti di lavoro autonomo abbiamo varie qualificazioni, anche qui, considerato che il lavoratore autonomo, che è qualificato anche come libero professionista, come collaboratore occasionale, ha delle caratteristiche particolari. Parliamo comunque sempre di professionisti, quindi di categorie di professionisti, di lavoratori che svolgono in totale e completa autonomia questo lavoro. Nell'ambito poi dei contratti di lavoro, quindi che si distinguono a seconda che siano di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, abbiamo anche altri tipi di contratti che si collocano a metà strada tra il contratto di lavoro subordinato e il contratto di lavoro autonomo. E all'interno di questi si colloca il cosiddetto contratto di agenzia. Quindi parliamo del rapporto di agenzia regolato all'interno del codice civile a partire dagli articoli 1742 e seguenti. Proprio in riferimento a questo, passerei in questo momento la parola al collega, l'avvocato Firro, il quale ci spiegherà quali sono gli aspetti fondamentali del rapporto di agenzia e in seguito parleremo di questa, diciamo, del manuale, soltanto in seguito. Quindi capiamo quali sono gli aspetti fondamentali, anche le vicende patologiche non del contratto di agenzia.
Sì, buongiorno a tutti. È di rilevante importanza la disciplina del rapporto di agenzia in quanto va a regolamentare una figura di lavoratori molto importante nel nostro paese, in quanto movimentano il 30% del PIL nazionale. Quindi tutte le implementazioni da parte delle industrie, delle imprese, sia nazionali ma anche delle multinazionali. È chiaro che è necessario avvalersi di una rete vendita per poter poi dopo promuovere il proprio prodotto, anche se chiaramente il discorso online oggi è di rilevante importanza, ma non può avere un ruolo preminente rispetto agli uomini sul territorio. L'elemento, diciamo, molto importante del rapporto di agenzia, da sottolineare, è che parliamo di una categoria di lavoratori che può essere ai quali può essere interrotto il rapporto di lavoro senza alcuna motivazione, quindi ad nutum. Quindi non vi è necessità di un recesso per giusta causa oppure per giustificato motivo oggettivo. Il motivo per il quale gli operatori del settore, che ne sono pochissimi a livello nazionale, quali vi è chiaramente un esponente di primario livello, che è l'avvocato Paola Serapace, spesso si pone l'accento come questi soggetti, queste risorse, possono definirsi quali precari di lusso, nel senso che il vero precariato, quello reale, in realtà esiste per questa figura, che è proprio quella degli agenti di commercio. Quindi è chiaro che già questa circostanza, cioè vale a dire la possibilità che un rapporto di lavoro si possa interrompere senza alcuna motivazione, quindi senza giusta causa e senza giustificato motivo oggettivo, pone la figura dell'agente di commercio in una posizione di assoluta soggezione psicologica, tale da renderlo praticamente con un potere contrattuale pressoché nullo. E su queste basi ecco il perché è importante la disciplina del codice civile, la disciplina degli accordi economici collettivi che disciplinano la materia, ma soprattutto, consentitemi di dire, è importante la figura di avvocati specializzati, o meglio esperti, perché noi, la nostra categoria professionale non gode della specializzazione, nonostante stiamo battendo per questo, di esperti della materia. Anche perché in questo meandro di situazioni è chiaro che si vanno a collocare anche le associazioni sindacali, che più delle volte svolgono un ruolo pressoché politico. I sindacati, che diciamo anche loro, diciamo, non si comprende bene che tipo di linea vanno ad adottare, ecco quindi che assume sempre più rilevanza nell'ambito del panorama nazionale figure professionali di legali esperti della materia. E diciamo le situazioni patologiche più rilevanti sono, ad esempio, la possibilità da parte della casa mandante, quindi dell'azienda, di poter modificare il contratto in via unilaterale. Quindi pensate tutti quanti noi che abbiamo un contratto, chi ha un contratto di lavoro da dipendente, che all'improvviso il datore di lavoro possa modificare il contratto in via unilaterale. Vero è che in questi casi vi è la possibilità, secondo la disciplina degli accordi economici collettivi, di poter parare il colpo con dei limiti che vengono imposti alla casa mandante, ma il più delle volte queste variazioni contrattuali unilaterali, quindi da parte della casa mandante, viene elusa la disciplina prevista dagli accordi economici collettivi e quindi vengono fatte risultare come variazioni concordate. E più delle volte casa mandante inoltre dei recessi all'agente invocando una giusta causa per non pagare l'indennità, perché l'elemento fondamentale voglio sottolineare è che casa mandante può disertare l'agente in qualsiasi momento senza giusta causa e senza giustificato motivo oggettivo, pagandogli però delle indennità prescritte dalla normativa vigente. Bene, tra elementi patologico grave che molto spesso ci si trova dinanzi a delle situazioni imbarazzanti dove casa mandante, pur di non voler riconoscere le indennità basiche previste all'agente di commercio, inventa di sana pianta un grave inadempimento. Del tipo non hai risposto con sollecitudine alla nostra mail. Sembrerà paradossale, ma accadono anche di queste cose. Il problema dove si pone in quel caso? Che la casa mandante blocca il pagamento dell'indennità. L'agente si trova costretto a rivolgersi ad un legale, possibilmente esperto della materia, quindi nel caso di specie l'avvocato Manolo Serapace, che dovrà necessariamente quindi intraprendere prima una fase stragiudiziale,
che ha un costo per la gente, e poi un eventuale giudizio che oltre ai costi della giustizia i tempi li conosciamo tutti. Quindi una causa può durare anche 6-7 anni. Quindi anche in questo caso, nonostante sia il recesso operato alla casa mandante palesemente strumentale, evidente e palese, ci vogliono anni per poter tutelare il buon diritto di un agente. Ecco il motivo per il quale l'importanza di questa materia, perché torno a ripetere, gli agenti di commercio movimentano ben il 30% del PIL nazionale, ne sono circa 240.000, tra agenti di commercio, agenti di attività finanziaria ed informatori scientifici del farmaco, quindi come vedete andiamo anche a toccare settori particolarmente sensibili del nostro paese, i centri di potere che sono banche, aziende farmaceutiche, e quindi in tutto questo contesto ci si trova realmente Davide contro Golia. Quindi io credo di aver, diciamo, sviscerato in modo abbastanza, credo, spero, mi auguro, esaustivo, basico, quelle che sono le problematiche relativamente a questa disciplina e perché esistono legali esperti della materia. A questo punto io passerei la parola alla dottoressa Corraro, che ci va ad illustrare quello che è il progetto editoriale di cui oggi stiamo parlando. Sì, un saluto a tutti, un saluto all'autrice, l'avvocato Maria Rosaria Pace e l'avvocato Stefano Fierro. Noi siamo l'S10 Editore, abbiamo con tanto orgoglio deciso di pubblicare quest'opera, Contratti d'agenzia 4.0, contratti atipici dell'evoluzione della figura dell'agente di commercio, dell'avvocato Maria Rosaria Pace. Quando l'avvocato Pace ci ha prospettato quest'opera, io come direttore editoriale l'ho accolta molto molto volentieri, perché difficilmente si trovano sul territorio nazionale, dal punto di vista editoriale, si trova un'opera di questo tipo. Negli anni abbiamo denotato proprio nel settore dell'editoria una lacuna vera e propria relativa all'argomento del contratto atipico, e laddove rinvenivamo delle pubblicazioni non erano mai pubblicazioni pratiche e operative, perché veniva trattata la materia, e questa è una materia, come dicevate appunto, è una materia che va a costruirsi strada facendo, cioè il contratto è di costruzione, è un vestito su misura, quindi non, come è difficile veramente pensare ad una pubblicazione relativa a questa tipologia contrattuale. E lo straordinario impegno dell'avvocato Pace che è insito in questo lavoro veramente si denota nella praticità dell'opera e dai riscontri che abbiamo già ottenuto dalla prima distribuzione. Abbiamo ricevuto, avvocato, già complimenti per l'opera, perché, come le dicevo, ha colmato delle lacune. Però è stata considerata un collega cartaceo, quindi laddove c'era bisogno magari anche di una consulenza, perché anche l'avvocato che fa contrattualistica non è detto che sia esperto in materia, anzi, quindi ha avuto l'ausilio di una guida pratica operativa per potersi districare in questo mondo. E abbiamo ovviamente notato che dopo la pandemia c'è stato un exploit di questa necessità di creare contratti atipici, vuoi dalla necessità delle nuove figure professionali, anche un po' di reinventarsi nello smart working e in altri ambiti lavorativi, e proprio da questa esigenza, da questa idea, oltre a quest'opera, nasceva l'idea di creare una rivista, la rivista Farmacy Management, che è una rivista dedicata agli agenti farmaceutici, che tocca appunto questo aspetto dal punto di vista pratico, sempre operativo, dal punto di vista dell'agente. Ecco. E, abbiamo pubblicato il numero zero, che ha avuto un ottimo riscontro, e siamo in fase di realizzazione del numero uno. Credo che insieme all'avvocato Pace, che peraltro
è gentilmente entrata a far parte con mia immensa gratitudine, far parte del nostro comitato scientifico, dove diciamo fanno parte anche altri docenti, avvocati, magistrati, procuratori dell'Ordine di Roma e non. Infatti parliamo anche dell'avvocato Pace dell'Ordine di Caserta, così che ci sono anche, appunto, tocchiamo tutta l'Italia. E quindi insieme a lei ci siamo prefitti l'obiettivo di andare a denudare un attimino la materia, andare a gestire la tematica in maniera più pratica possibile, anche attraverso dei corsi di formazione, dei webinar. Quindi come editore mi ritengo molto soddisfatta e anche molto fortunata per aver pubblicato quest'opera. Quindi io vi ringrazio e prego, passo la parola per proseguire la Grazie, comunicazione. grazie della splendida presentazione. In realtà questa opera nasce da un incontro, ecco, per così dire, fortuito tra di noi. Abbiamo avuto, ecco, occasione di incontrarci prima via filo, prima via videochiamate, poi personalmente per portare avanti questo meraviglioso progetto. Quindi diciamo che abbiamo combinato bene l'opportunità e la preparazione e questo ha dato vita a questi splendidi manuali. Parlavi proprio prima del manuale, appunto, che è stato pubblicato qualche mese fa, appunto, contratti di agenzia che oggi presentiamo, che ha ad oggetto tutti i tipi di contratti atipici e in particolare si parla dei contratti di agenzia, il cui tema è stato ampiamente sviscerato dall'avvocato Stefano Pirro poc'anzi e che riguarda appunto delle categorie di lavori molto, di lavoratori molto particolari, soprattutto delle categorie di professionisti. Il lavoro parasubordinato, quindi il contratto di agenzia, è un contratto al quale molto spesso le mandanti fanno riferimento, soprattutto per avvalersi di professionisti qualificati ai quali imporre determinate direttive. Questo progetto che a quanto pare sta avendo un ottimo riscontro, l'abbiamo potuto vedere anche in numerosi altri eventi, in realtà ha come obiettivo fondamentale quello di avere una lettura chiara, trasparente, facile e si rivolge non soltanto ad altri colleghi, quindi a tutti gli altri avvocati, ma anche professionisti come consulenti del lavoro, commercialisti, i quali possono imparare, se così vogliamo dire, alcuni aspetti fondamentali di questa materia, di questa disciplina, ma soprattutto è rivolto anche e soprattutto agli agenti, i quali molto spesso si trovano ad affrontare, seppur abbiano sottoscritto il contratto di agenzia, una materia a loro sconosciuta, in quanto spesso alcuni agenti, alcuni lavoratori si rivolgono alla sottoscritta, ma anche all'avvocato Stefano Fierro, per porre delle domande che a noi sembrano piuttosto semplici, ma che in realtà a loro sono sconosciute perché danno per scontato determinati elementi. In realtà spesso ci viene sottoposto all'attenzione appunto alcune problematiche come le modifiche contrattuali delle quale parlavamo precedentemente, delle variazioni pseudo-consensuali, degli accordi intercorsi, ma che in realtà non sono mai intercorsi, al fine di apportare delle modifiche. Così come accade molto spesso che in seguito alla cessazione del rapporto le mandanti non corrispondano le dovute indennità, e allora in quel caso è necessario appunto l'intervento di un legale, prima dicevamo specializzato, lo dicevamo poc'anzi, la specializzazione purtroppo nel nostro settore ancora credo a momenti, comunque c'è una riforma in atto, ci sono delle idee per parlare di specializzazione. Noi parliamo in questo momento di avvocato esperto in materia, quindi nel nostro caso parleremo di avvocati esperti in materia di agenzia. L'agenzia che è regolata sia dal codice civile a partire dagli articoli 1742 e seguenti fino al 1751 bis e 752 ed è regolato poi dagli accordi economici collettivi che variano a seconda del settore, quindi c'è il settore commercio, settore industria e altri tipi di settori, ma i due principali sono appunto questi due, commercio e industria, per cui la materia è regolata, ci sono le dovute tutele, semplicemente c'è poca conoscenza della
della materia, del rapporto di agenzia. Ed ecco spiegato il motivo per il quale stiamo arrivando alla pubblicazione del manuale. Siamo riusciti a colmare più che altro una lacuna nell'intero panorama lavorativo contrattuale mediante appunto la pubblicazione di questo libro, che sviscera all'interno non soltanto le differenze tra il lavoro autonomo, il lavoro subordinato, il lavoro parasubordinato, che è appunto quello di agenzia, ma indica anche quali sono le modalità, ad esempio, di calcolo delle varie indennità, spettanti agli agenti all'atto della cessazione del rapporto, quali indennità di clientela, indennità meritocratica, indennità sostitutiva del preavviso, quindi le cosiddette indennità principali che vengono erogate all'atto della cessazione. Ma accanto a queste indennità principali, se così vogliamo definirle, ci sono anche le cosiddette indennità accessorie, che hanno ad oggetto delle attività che si accostano a quelle principali, ovvero ci possono essere le indennità di incasso, cioè quando l'agente pone in atto un'attività accessoria rispetto a quella principale, che consiste appunto nell'incasso di somme, di titoli in nome per conto della mandante. Ci sono anche altri tipi di attività accessorie per le quali può essere richiesto il pagamento di una specifica indennità. Abbiamo anche l'indennità del patto di non concorrenza post-contrattuale, e di questo ne abbiamo discusso ampiamente, in quanto viene stabilito che all'atto della cessazione del rapporto il lavoratore non possa espletare la propria attività per un limite fino a un massimo di 24 mesi, di 2 anni. In questo caso potrebbe sembrare in qualche modo una limitazione della propria libertà di iniziativa commerciale, ma c'è da dire che per quanto riguarda il contratto di agenzia, e questo è regolato sia dagli ECI che dal codice civile, il patto di non concorrenza è a titolo oneroso, ovvero viene stabilita una indennità per il patto di non concorrenza, calcolata chiaramente in base alle modalità stabilite appunto dalla normativa dettata in materia. Quindi anche in questo caso ci sono delle tutele specifiche per quanto concerne il patto di non concorrenza. Dunque lo scopo preciso del manuale è quello di evitare che ci possano essere, ecco, ancora questi vuoti normativi, sebbene in realtà ci sono e probabilmente ci saranno ancora, finché ci auguriamo non possa mutare qualche cosa nell'ambito del panorama lavorativo, nell'ambito del panorama politico, nell'ambito del panorama, ecco, giurisprudenziale, affinché si possa dare la giusta tutela. Quindi io sono molto felice di aver scritto questo libro appunto in collaborazione con la SDC Editori, perché riusciamo a dare un po' a tutti i lavoratori facenti parte di questi contratti atipici la giusta nozione di contratto di lavoro parasubordinato. Dicevamo prima che abbiamo, grazie alla dottoressa Corraro, pubblicato anche la rivista Farmacy & Management. Lì ci basiamo invece su un altro tipo di lavoro che, seppur facente parte dell'ambito, alcuni sono agenti di commercio, perché ricordiamo che gli informatori non sono tutti agenti di commercio, molto spesso possono essere qualificati dal punto di vista giuridico anche come lavoratori subordinati, quindi che hanno il contratto collettivo nazionale, altri hanno il contratto di agenzia, quindi parliamo di agenti che operano nel settore farmaceutico, parafarmaceutico, nutraceutico, e altri invece hanno un altro tipo di collaborazione appunto continuata e coordinata ai sensi dell'articolo 2222. Quindi anche in quest'ultimo caso, con questa rivista che è stata distribuita col numero 0, poi a breve ci sarà il numero 1, il numero ufficiale, che è presente anche in digitale, se non erro, quindi sia cartaceo che in digitale, stiamo dando modo anche a tutte le associazioni di informatori, ma anche a tutti i medici, di poter non soltanto partecipare alla pubblicazione, ma anche distribuire ai propri pazienti questa rivista. E infatti riusciamo, ecco, con questa rivista che adesso possiamo mostrare, appunto la possibilità che viene data, ecco, a tutti i lavoratori di avvalersi di questo strumento per poter far conoscere la loro attività, perché anche per quanto riguarda gli informatori purtroppo c'è una disciplina molto molto particolare a riguardo, e soprattutto quello che manca nell'ambito degli informatori è un albo.
Quello che, diciamo, per il quale noi ci battiamo da tempo, e l'abbiamo fatto anche con altre categorie di lavoratori, con le associazioni di categoria, è la mancanza di un albo dedicato a questi lavoratori. Così come noi avvocati, i commercialisti, gli ingegneri, gli architetti godono di un proprio albo all'interno del quale sono iscritti e possono pretendere anche determinate tutele, nel caso specifico purtroppo manca. Ecco spiegato il motivo per il quale questa rivista che abbiamo presentato a novembre, il numero 0 alla Camera dei deputati, ha avuto un ottimo riscontro, quindi un riscontro positivo per quanto riguarda questa materia. E ci auguriamo ovviamente che anche i prossimi numeri, ma sono certa, abbiano, anche perché hanno scritto molti docenti, molti avvocati dotati di un grande spessore, per cui ci auguriamo, ecco, che possa continuare in questo modo. Quindi il libro, ecco, è stato un ottimo inizio, abbiamo dato il là per proseguire. Sì, io mi permetto di dire che stiamo cercando di effettuare insieme a tutto il comitato scientifico una tipologia di editoria che ci piace definire editoria 4.0, anche nell'ambito delle, insomma, di quelle che sono le novità inserite nel PNRR. Cercheremo di effettuare un'editoria di tipo sostenibile e di tipo appunto 4.0 in che senso? Nel senso di offrire un servizio utile alla comunità. Quindi i manuali che scegliamo e che rediggiamo insieme al comitato scientifico, agli autori, eccetera, sono sempre pensati con la domanda: è utile, può servire al collega, può offrire un servizio per migliorare, questa materia? Ecco. Quindi quando penso al concetto di editoria utile, veramente mi viene in mente per primo il manuale Contratti d'Agenzia 4.0, perché rispecchia in toto proprio quello che è diciamo, l'obiettivo che ci siamo prefissi a novembre 2021, appunto nell'evento della Camera dei Deputati, eravamo presso la sala del refettorio. Ma è anche quell'obiettivo che abbiamo reso noto al ministro, al vice ministro sottosegretario all'editoria Giuseppe Moles. Quindi è un concetto che perseguiamo e probabilmente siamo l'unica casa editrice attualmente che sta effettuando un lavoro di studio e di ricerca di questo tipo. Quindi, ripeto, quest'opera rispecchia in toto il concetto di editoria utile. Peraltro, per i presenti, la casa editrice ha gentilmente concesso l'autrice anche il rilascio delle copie dell'opera, così che potrete denotare anche quello che dicevamo, appunto. Per quanto riguarda la rivista, abbiamo scelto di effettuare il cartaceo, ma con una tiratura inferiore, perché volevamo arrivare un po' ovunque. Perché purtroppo con l'avvento del 2022 l'editoria ha avuto diciamo, è stata un po' penalizzata in quanto c'è stato un aumento eccessivo della materia prima, quindi della carta, che è aumentata del 75%. E anche perché ovviamente noi stessi cerchiamo di ridurre l'impatto utilizzando una carta riciclata. E abbiamo deciso che, di ridurre un po' la tiratura del cartaceo e di effettuare anche digitale, così come Farmacy Management, così come la Legal Economy, dove nel numero 1 relativo al lavoro troverete anche delle nozioni relative ai contratti d'agenzia. Quindi in pochi mesi è stato fatto un lavoro mastodontico dall'autrice che si è cimentata in un'opera abbastanza corposa nella direzione di questa rivista, dove moltissimi articoli sono scritti anche dall'autrice, e sempre sotto l'ala anche protettiva, e lo definivi anche un po' il tuo mentore, l'avvocato Fierro. E quindi c'è questa sinergia che denota proprio un lavoro di gruppo straordinario.
Quindi in pochi mesi abbiamo già realizzato insieme tutti questi prodotti con relativi webinar, appunto. E quando parlavamo di specializzazioni e con il direttore scientifico, la dottoressa Maria Pia Turiello, abbiamo già intavolato, il nostro direttore scientifico è il nostro orgoglio, ma soprattutto la nostra fonte di ispirazione. Stiamo già imbastendo un po' tutto quello che è il discorso dell'alta formazione. Ci piacerebbe tanto avere una specializzazione sui contratti atipici, sui contratti d'agenzia, perché in quel caso saremmo veramente i primi in Italia a fare un lavoro di questo tipo. Quindi io penso proprio ad un master di alta formazione per specializzare altri avvocati, magari anche avvocati più giovani che cimentano tra le materie che sono molto anche, diciamo, marcate da tanti professionisti, non rendendosi conto che questa tipologia di contrattuale è più diffusa che mai. Cioè, io stessa con la casa editrice ho chiesto un riscontro all'avvocato Pace. Relativamente ad un contratto atipico, che a noi sembrava molto molto articolato. In un giorno l'avvocato l'ha risolto. Infatti, quando dicevi che ci sono dei meccanismi che possono sembrare invaricabili, perché tutto ciò che è regolato dal codice civile dice altro, nella disciplina del contratto atipico ci sono i cosiddetti, posso definirli, escamotage anche, tra virgolette, no? Quindi parlare di una specializzazione, di una formazione è importantissimo. Sì, esatto, perché abbiamo parlato dei contratti di agenzia, però nell'ambito dei contratti atipici rientra anche e soprattutto il contratto di procacciatore. Chi è il procacciatore? Avvocato Firo, non so se vogliamo fare una breve digressione, ne abbiamo parlato proprio prima, perché c'è questa differenza fondamentale tra quel contratto di agenzia e il contratto di procacciatore di cui parlavamo proprio stamane. Volendo rispondere in modo secco, lo schema utilizzato dalle case mandanti per non pagare l'ENASARCO, quindi per avere i lavoratori senza pagare i contributi previdenziali. All'atto pratico parliamo di quello. In realtà è una figura che non esiste nel codice civile, a differenza dell'agente di commercio che è disciplinato, quindi parliamo di un contratto tipico, è frutto di elaborazione, diciamo, dottrinale, slash commerciale. Procacciatore è colui il quale dovrebbe procacciare una tantum, un affare per la casa mandante, mentre invece l'agente di commercio è colui il quale promuove stabilmente gli affari per conto della mandante. Quindi, ad esempio, il signore che ho di fronte, il mio interlocutore, potrebbe essere anche di un procacciatore. Io stesso potrei essere un procacciatore. Ho un business da poter portare avanti per un'esportazione di mobili. Ho una conoscenza, contatto l'azienda, ti procaccio questo affare, ti segnalo questo nominativo. L'azienda conclude l'affare e mi riconosce un compenso. Questo è il procacciatore. Quindi, come al solito in Italia, le intenzioni sono sempre positive, no? Poi di fatto questo strumento viene stroppiato nella maniera più assoluta e quindi in realtà ci sono agenti di commercio travestiti da procacciatore, quindi che in realtà lavorano sempre con gli stessi clienti, svolgono le medesime mansioni ed è un modo per non pagare la fondazione ENASARCO, che sarebbero l'equivalente dell'INPS per gli agenti di commercio, i quali versano doppia contribuzione, sia INPS che ENASARCO. Quindi, a chiosa di quello che dicevo prima, non solo questa figura di lavoratore è particolarmente vessata sotto certi aspetti, ma anche contribuenti importanti perché reggono ambedue i carrozzoni, sia dell'INPS che dell'ENASARCO. Quindi esiste questa figura del procacciatore, qualcuno lo chiama procacciatore, qualcuno lo chiama segnalatore, qualcuno lo chiama, insomma, i nomi più disparati. La fantasia in questi casi non presenta limiti pur di non pagare quelli che sono i dovuti contributi previdenziali. Io volevo aggiungere anche un altro aspetto per quanto riguarda il testo, che è molto importante. Tra testi in materia di agenzia negli ultimi
30 anni e parliamo di case editrice prettamente scientifiche che sono state scritte, credo, due, tre negli ultimi 30 anni, e più delle volte sono delle ristampe. Ma questo testo, questo lo posso dire senza tema di smentita, è l'unico nel panorama nazionale, a livello editoriale, che ha un taglio pratico e pragmatico, nel senso che è rivolto non già agli addetti ai lavori, anche se sono parecchi colleghi che con grande soddisfazione lo richiedono, ma è rivolto proprio agli operatori del settore, cioè vale a dire sia alla casa mandante, ma anche e soprattutto agli agenti di commercio, perché credo che non ci sia cosa più difficile che operare senza conoscere. Allora, diciamo, la pretesa di questo testo quello di formare gli stessi agenti di commercio nel dargli un input di quelli che sono i loro diritti e le loro tutele. Ecco perché veramente penso di poter dire che sia un testo straordinario. Ci sono addirittura una sezione con domande e risposte. Abbiamo una sezione con domande e risposte che poi non sono altro che frutto dell'esperienza professionale dell'avvocato Pace, quindi non sono domande elaborate ad hoc, ma sono realmente domande che sono nel corso degli anni pervenute per il tramite dei social, e quindi è un testo molto molto apprezzato. Chiaro, come tutte le cose, fortunatamente aggiungo, ci vuole il supporto di un professionista, altrimenti sarebbe difficile per noi andare avanti. Però è un testo che dà ampie delucidazioni agli operatori del settore. Quindi vorrei fare i complimenti alla casa editrice che ha sposato questo progetto, che ha visto prima degli altri. E l'ulteriore sfida è quella che diceva la dottoressa Corrale, è quella di massa e di specializzazione, dove in realtà potrebbe essere coinvolti proprio gli agenti di commercio. Quindi conferire loro un attestato di preparazione, perché un agente di commercio deve essere una persona preparata, cioè deve conoscere de dei diritti, deve conoscere della finanza, deve conoscere dell'economia commerciale, della tecnica bancaria, deve saper distinguere ancora oggi, perché sono molti che utilizzano ancora sistemi di pagamento di assegni, un assegno bancario da un circolare, insomma, quindi deve essere una persona che ha cultura della materia. Io credo che questo progetto così ambizioso, di cui parlava prima la dottoressa, possa essere allargato anche in questo caso agli agenti di commercio. Coglievo l'idea dell'avvocato Fierro con veramente molto interesse, perché mi rendo conto che in queste materie coinvolgere gli addetti ai lavori ti offre spunti che magari, diciamo, voi siete ogni giorno a contatto con una clientela che svolge questa mansione, e ci rendiamo conto che effettivamente coinvolgerli potrebbe dare, nell'ambito di master, di corsi di formazione, di alta formazione, con un contributo, degli spunti pratici, perché si tratta di una materia, come dicevamo, del tutto pratica. Quindi prendo nota immediatamente di questa idea, che poi sviscereremo insieme e butteremo giù il programma, la progettazione di un corso di questo tipo. Già la prima esperienza di corso, la nuova contrattualistica di lavoro 2022, laddove è stata, diciamo, sviscerata una sola ora di contratti, perché si parla di corsi brevi di 4-6 ore, abbiamo dato spazio a tutte le tipologie contrattuali. Devo dire che il riscontro dalla nostra indagine di mercato è stato molto alto rispetto ai contratti d'agenzia. Perché effettivamente laddove non c'è chiarezza si ricercano corsi di formazione per chiarire determinate dinamiche. Quindi no, noi ci ormai siamo consolidati, diciamo, da questo punto di vista, e vogliamo perseguire l'obiettivo insieme. Infatti colgo l'occasione per rilasciare all'avvocato, scusate, ho fuori programma, rilasciare all'avvocato Maria Rosaria Pace la targa che noi rilasciamo per l'ingresso nel comitato scientifico, perché voi per varie vicissitudini non siamo riusciti a farlo prima. Quindi grazie, avvocato. Benissimo, fuori programma, Sì. devo dire.
Poi ci conosciamo da tanti anni e quindi abbiamo deciso di portare avanti, al di là dell'aspetto lavorativo, poi c'è anche l'aspetto personale che abbiamo curato. Quindi è bello questo, creare questa sinergia professionale e personale, perché poi i risultati, ecco, si vedono, Sì, quindi sono contentissima. assolutamente d'accordo. Infatti, proprio per questo che continuiamo appunto a lavorare. Ormai la SDC si consolida come una casa editrice seria, importante, che ha fatto un ottimo lavoro, che ha tanta voglia e tanta forza e entusiasmo per continuare a fare tanto altro. In un periodo storico molto difficile per l'editoria. Quindi laddove molti, diciamo, si sono un po' appianati, noi stiamo cercando proprio, quando c'è una difficoltà, della difficoltà farne opportunità, stiamo cercando di cavalcare l'onda. Presenti ci sono anche l'avvocato Marco Panone, che ha realizzato l'opera La circolazione stradale, che presenteremo domani a Trani, con la prefazione dell'onorevole Manfredi Potenti, che ho visto prima passare, la prefazione del professor Francesco Mazza. Poi c'è l'avvocato Elisa Perrella, che insieme all'avvocato Tripodi ha presentato la scorsa settimana al Senato, nella sala capitolare, l'opera sul diritto di famiglia. E sono tutte tematiche di estremo interesse. Anche nell'opera dell'avvocato Perrella e dell'avvocato Tripodi c'era una prefazione importante, che è quella dell'onorevole Cristina Mirella, e la prefazione del procuratore Sergio De Nicola. Tutto sempre sotto la direzione scientifica della dottoressa Turiello, per la quale, se mi permettete, c'è un altro fuori programma che chiamerei un attimo qua, perché vogliamo sfruttare queste sale stampa diciamo, anche per lei, una piccola targa al merito e al lavoro alla dottoressa Maria Pia Turiello, con i sensi di profonda stima per il lavoro profuso, la dedizione, passione e professionalità. Brava. E con l'avvocato Fierro. Sì. No, prego, ho fatto vedere. Io lascio chiudere al direttore scientifico e grazie a tutti. Allora, davvero un fuori programma perché non lo sapevo, nonostante con Francesca ci parliamo ogni 5 minuti, barra 10. E quindi ringrazio Francesca per questo bellissimo pensiero, per questa bellissima sorpresa. Lei ha già parlato di tutti i nostri progetti che in questo momento sono in itinere, però stiamo lavorando veramente H24, ve lo posso garantire. La formazione, l'alta formazione è sempre stata per me un cruccio, io vengo dall'università, quindi formo da anni i futuri professionisti, ho fatto formazione nei tribunali, agli avvocati, quindi insomma sono specializzata soprattutto sul codice rosso, feci anche audizioni a Camera e Senato per quanto riguarda la legge. Quindi per me l'alta formazione è importante, come l'ho detto all'inizio. Quindi quando la Cartabia l'ha inserita nella riforma, io sono stata felicissima perché finalmente riusciamo ad avere per ogni problematica, come è stato detto, un avvocato specializzato che a volte manca e a volte poi vengono fuori delle brutture e davvero diventa pericoloso quando ognuno vuole fare l'azzeccagarbugli della situazione. Tutt'oggi, I tuttologi, quindi ecco l'alta formazione. Quindi adesso, come diceva Francesca, abbiamo i corsi di 4-6 ore e sono corsi accreditati, corsi che tutti gli avvocati fanno per tenersi al passo con i tempi. Adesso parleremo invece proprio di alta formazione e quindi apriremo anche alla comunicazione, che è un settore molto importante perché all'interno del comitato scientifico abbiamo due
grandi e validi esponenti. Abbiamo la professoressa Maria Pia Rossignol e il professor Derrick De Kerckhove, quindi ci avvaleremo di loro per quanto riguarda giornalismo e comunicazione, che poi alla fine la comunicazione fa parte di tutti, perché gli avvocati devono essere dei bravi oratori e perché tutti noi anche nei loro lavori dobbiamo essere dei bravi oratori, e quindi la comunicazione è molto importante, soprattutto in questo momento bisogna anche fare una sana comunicazione. Perché a volte il giornalismo va oltre e questo non va bene. Quindi ci stanno un sacco di cose da fare, da lavorare, sempre per il bene della società, della collettività. Vi ringrazio e ringrazio tutti quanti voi. Registrazione. Città, giusto? Ci sta. Se tolto la registrazione.